Bentornati a tutti nel mio canale. Oggi vi mostro come sconfiggere lo spirito ulcerato senza subire danni. È un avversario molto forte, ma ha comunque dei punti deboli. Oggi userò Lucigatana, perché come sapete ho iniziato questa run con il samurai. Lucigatana ha un'abilità molto potente che consiste in un fendente verticale che, se eseguito 4 volte in un tempo molto breve, permette di stunnare lo spirito ulcerato. Infatti, come vedete, schivo e attacco con l'abilità. Schivo e attacco, infatti lui rimane stunnato. E ora, invece di fare il colpo critico, gli diamo un'altra abilità perché fa più danno al colpo critico. Però è possibile fargli abilità e colpo critico. Conviene perché una volta fatto si può bere se eseguiamo il colpo critico, perché rimane un po' stunnato. Ora, come vedete, si schiva e si fa l'abilità. Questo è il trucco. Però ovviamente ogni tempistica è diversa. Per esempio, ora che tira la fiammata si può correre laterale e poi colpirlo. Per esempio, quando invece urla, che subito dopo l'urlo vi fa la presa, vi va addosso, si rotola verso lui e poi si colpisce con l'abilità. Ora, questa invece è la sua più pericolosa, bisogna avere una tempistica super precisa per deviare l'esplosione benedetta. E in più bisogna stare attenti ai piedi perché fa una specie di eruzione e fa danni anche dal sotto verso l'alto. Ora lo spirito ulcerato è in seconda fase, e questo aumenta i suoi danni e aumenta la sua aggressività. Come vedete, ci va prima di andare a metà vita, si subisce tanti danni in un lasso di tempo molto breve, e spamma questa esplosione che è essenzialmente la sua più pericolosa. Come vedete, la riusa due volte addirittura di seguito, ma ha avuto un po' sfiga con le sue mosse. Però normalmente se no dà la testata, questa è una testata che è molto lenta, facile da schivare, lascia una bella finestra d'attacco. Ora, durante la sua prossima mossa vi caricherà e poi urlerà e vi risalterà addosso per fare la presa. Dovete deviare la carica perché fa danno anche quella. Schivate la presa e riattaccate. Se fate sempre così di seguito, riuscite a fare un breve lasso di tempo, potete stunnarlo come è successo ora. Ora vi faccio vedere che si può usare l'abilità e poi si può anche fare l'attacco critico. Grazie a questo potete avere il tempo di bere perché lui si fermerà per un attimo. È importante ricordarsi di stare sempre in mezzo alla mappa e di non andare mai negli angolini, perché sennò vi incastrate e vi ucciderà. In più la camera non è un granché contro questo boss, quindi una volta che siete alle strette in un angolino la camera andrà un po' a caso e non potrete più vederlo, e questo porterà a una vostra morte. Quindi vi conviene sempre schivare, abilità, schivare, abilità. Potete anche fare degli attacchi leggeri. Io non li faccio mai perché mi sono preso bene le tempistiche con questa abilità. In più, gli attacchi leggeri, certo, potete applicare sanguinamento perché Lucigatana ha anche sanguinamento, però non ne vale la pena perché aumentate molto il rischio che moriate. Come vedete, si svolge tutto molto velocemente e vi dà un seme d'oro e Oleg il Cavaliere Esule, che il seme d'oro serve per aumentare le boccette, mentre il Cavaliere d'Esule è un'evocazione molto potente che può essere molto utile se vi trovate in difficoltà in futuro. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e ci vediamo alla prossima.